vogliamo insieme cantare un bel canto e cominciamo a lodare il Signore. Mettiamoci uniti, dovunque ti trovi, mettiti insieme con noi nel cercare la stessa cosa, andare verso Dio col cuore, lasciare le altre cose e dirigerci. Una volta bisognava andare, partire, fare lunghi pellegrinaggi e si partiva giorni prima. Ora il Signore ci dà delle possibilità che sono speciali. Viene a casa nostra, per così dire, per incoraggiarci a partecipare insieme a tutto il suo popolo. Un popolo rinnovato dallo Spirito Santo, un popolo chiamato da Dio. La Chiesa non sono le mura, la Chiesa sono quelle persone che sono state chiamate, un gruppo di persone che sono state chiamate dallo Spirito Santo e che si uniscono per onorare il Signore. È un insieme di persone e noi vogliamo ringraziare Dio per questa opera speciale che Dio ha iniziato nella vita di ogni credente nato di nuovo. E chi non è nato di nuovo, il messaggio porta esattamente la salvezza, porta la salvezza e la possibilità di nascere di nuovo attraverso il seme della parola di Dio, perché la parola di Dio è il seme che porta la nuova nascita, la nuova vita in Cristo. Cantiamo un bel canto insieme, canta insieme con noi, vedrai che gradualmente quando tu cominci a fare passi per avvicinarti a Dio, vedi che man mano scopri che Dio si fa trovare e mentre ne abbiamo la possibilità facciamolo e poi vediamo i risultati. Numero 794, per te che hai il libretto, canta insieme con noi, chi non ha il libretto lo può seguire sulla televisione e se non lo puoi seguire sulla televisione, che forse è scritto piccolo, con qualche attimo di ritardo te lo prendi da quello che noi cantiamo, perché il Signore ci ha fatto misteriosamente bene. Pochi attimi che non riusciamo a calcolare possiamo seguire. Io mi rallegro quando vado nella dimora dell'Eterno. Io mi rallegro quando vado nella dimora dell'Eterno. Un giorno insieme a te val più che mille altrove. Un giorno insieme a te val più che mille altrove. Voglio proprio così dirigerci verso il Signore. Il Signore non è troppo lontano né da te né da noi, è insieme con noi, perché la sua presenza non la può contenere l'universo. Egli oltrepassa l'universo, benedetto sia il suo nome. Andiamo insieme, lodiamolo, benediciamolo e vedremo come egli sa trasformare i nostri sentimenti, il nostro cuore. Mentre si apre allo Spirito Santo, lo Spirito Santo fa delle iniezioni vitali che ogni credente che si apre a Dio li riconosce, lo sa, li sente, li vive e li vede. Benedetto sia il Signore. Andiamo. Alleluia. Io mi rallegro quando vado nella dimora dell'Eterno. Io mi rallegro quando vado nella dimora dell'Eterno. Un giorno insieme a te, un giorno insieme a te.
eterno. Ha un luogo suo dove prega, una Bibbia propria perché pare che ci capisce meglio e ha anche dei momenti che sa quando il Signore parla. Quando noi andiamo così e incominciamo ad esercitare la nostra voglia di servire e di seguire il Signore, Lui comincia a farci comprendere con chiarezza quando parla, come parla e cosa dice. Io mi ricordo che c'è stato per 30 anni e passa che mi aveva fatto prendere l'abitudine, sapevo che il martedì sera, serata di preghiera, Dio mi dava le risposte più difficili che durante la settimana io non ero riuscito a mettere a fuoco come fare, perché molte volte possiamo avere tanto aiuto intorno e tanti consulenti, però alla fine molte volte questi intorno ti e ci confondono, ma in realtà posso dire che la serata di preghiera del martedì sera per me era come se fossi andato dal più grande consulente dell'universo. Perché mentre eravamo nella sua presenza, serata di preghiera e così via, egli mi dava delle direttive di come affrontare quei casi particolari. Come dire, ora che esci, muoviti in questo modo e vai così, tranquillo. Lascia tutte le altre cose, lascia tutti gli altri consigli, tutti i suggerimenti che ti sono stati dati, mettili da parte e vai in questo modo. Fai così e non temere. La parola del Signore mette certezza nel cuore di camminare in quella direzione come un trapano che deve fare un buco, che si spinge in quella direzione. Allora, quando andiamo nella casa del Signore e partiamo per onorarlo, per benedirlo, per collaborare insieme a coloro che insieme lodiamo il Signore, perché qui parla questo canto, alla fine va al plurale, riuniti, non è più riunito, riuniti nel suo nome, la sua presenza comincia a manifestarsi in un modo speciale. Ed è buono sapere queste cose, perché quello che è il culto più trascurato, che viene meno usato, è quello della preghiera. Però quando tu cominci a scoprire, quando noi cominciamo a scoprire che Dio ha delle risposte speciali quando noi partecipiamo proprio a quello della preghiera,
allora lo aspettiamo perché sappiamo che uscendo abbiamo le risposte che avevamo bisogno per continuare a muoverci con tranquillità nella giusta direzione. Con Dio è bello camminare perché Egli ci dà una segnaletica che il nostro cuore se ne accorge e poi man mano, scoprendola, gli piace ripetere, ripetere e continuare. E grazie a Dio che è così. Vogliamo cantare un altro canto? È 351, numero 351. Ti incoraggio a cantare con noi, non perché cantiamo bene, no, Signore aiutaci, perché molte volte possiamo essere mal compresi, mi voglio spiegare, e molte volte vogliamo dire ciò che ha fatto il Signore e dà l'impressione che ci gloriamo noi personalmente come se noi avessimo fatto qualcosa. Altre volte diciamo di cantare e dà l'impressione come se volessimo dire cantate perché noi cantiamo bene. Nulla di tutto questo. Se c'è qualcosa che funziona è il Signore che fa funzionare le cose. Quando ti diciamo canta insieme con noi, prega insieme con noi, cerca il Signore insieme con noi, non perché noi lo facciamo bene, ma perché ci mettiamo insieme e lo facciamo ed abbiamo dei risultati. Abbiamo dei risultati speciali, noi che partecipiamo. Quelli che stanno come abbandonati, disinteressati, indifferenti, o giusto per trovare qualche punto per dire che non va bene, non riceveranno mai niente dal Signore. Perché? Perché bisogna aprirsi al Signore, bisogna partecipare in semplicità e poi è Lui che fa l'opera, non sono gli uomini. Anche se siamo insieme è bello partecipare, ma per onorare il Signore insieme. A volte ci siamo noi che guidiamo, a volte ci sono altri fratelli che guidano. Una volta siamo noi davanti, un'altra volta siamo noi seduti e... Ma non ha importanza, è importante che sappiamo che lo Spirito di Dio, ogni incontro che abbiamo, dovunque si cerca il Signore, si invoca il Signore, Egli non solo è presente, ma opera per il bene di quelli che lo invocano. Perché chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, sarà liberato, sarà protetto. C'è l'intervento divino, c'è la sua presenza, lo Spirito Santo si abbassa ed opera in favore di chi lo invoca. Ognor di te bisogno, o Padre, di pietà. La voce tua, dolcissima pace al mio cuor darà. Di te bisogno urgentemente ognor. Sì, ora, adesso, non rimandare niente alla prossima occasione o tra 10 minuti. Davanti al Signore, quando siamo davanti al Signore, è quello l'attimo, è il momento che il nostro cuore vuole la risposta. Cioè, siamo sintonizzati, siamo al presente, colui che è insieme con noi che siamo, ed è lì che Egli fa le opere speciali mentre noi ci apriamo a Lui. Ai piedi tuoi cadente, rinforzami, Signore. Ha bisogno di un po' di forza? Bene, andiamo a Lui, perché Lui ne ha per tutti. Gloria al Signore. Gloria a te, Signore.
ecco, numero 782. Continuiamo a lodarlo, continuiamo a benedirlo, continuiamo a restare con quel filo di comunione continua, senza distrarci, senza guardarci intorno, voglio dire con la nostra mente, e concentriamoci nel cercare quella comunione che il nostro cuore ha bisogno. Lo Spirito di Dio è in questo luogo, è lì dove tu sei, è qui dove noi siamo, perché lo Spirito di Dio si muove su tutto l'universo. Lo Spirito di Dio si muove in questo luogo dove tu sei, tu lo senti, tu vedrai che Egli opera dentro di te. Egli è qui per consolare, Egli ti vuole consolare, Egli ci vuole consolare. Egli è qui per liberare, Egli è qui per guarire. Oh Spirito Santo, spandi uno spirito di guarigione, di liberazione in mezzo al tuo popolo. Ed opera, aspettati che lo Spirito Santo ti visiti, ti tocchi mentre tu proclami e pronunci e invochi che Egli si abbassi su di te dove tu sei, perché è Lui che fa la sciacca, è Lui che opera in un modo speciale sulla base dell'opera che Gesù ha compiuto sulla croce 2000 anni fa in nostro favore, perché Egli ha portato i nostri peccati, le nostre infermità, e noi abbiamo pace per mezzo del suo sacrificio che già ha fatto ed ha completato in nostro favore, e lo distribuisce ai nostri cuori questa sera attraverso lo Spirito Santo in coloro che in fede si avvicinano, ci avviciniamo a Lui. È Lui che ne fa la distribuzione. Alleluia, gloria a te Signore. Vai Spirito Santo, opera e trasporta i benefici della opera di Cristo in ogni cuore che si apre nella tua presenza. I doni che Egli ha acquistato pagandone il prezzo per darli a noi gratuitamente mentre siamo nella tua presenza. Alleluia, allunga la mano della fede verso di Lui e vedrai che Egli opera nella tua vita. Alleluia. E lo Spirito di Dio si muove in questo luogo. Egli è qui per consolare, Egli è qui per liberare, Egli è qui per guarire, lo Spirito di Dio è qui. E lo Spirito di Dio è in questo luogo. E lo Spirito di Dio si muove in questo luogo. Egli è qui per Spirito Santo, muoviti in me.
riempi il mio cuore, riempi la mia vita con il tuo amor. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, muoviti in me. Tocca la mia mente, il mio cuore, riempi la mia vita con il tuo amor. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Tocca mia mente ed il mio cuore, riempi la mia vita col tuo amor. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Muoviti in me, muoviti in me. Tocca mia mente ed il mio cuore, riempi la mia vita col tuo amor. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Ti voglio dire qualcosa molto importante. Quando noi cantiamo, quando insieme ci raduniamo, quando invochiamo il Signore, ci sono dei momenti che il canto è per tutti, ma ci sono dei passaggi dove l'attenzione soprattutto deve essere su di noi, noi personalmente. Noi lo vogliamo ricantare, ma ti voglio dire, quando arriviamo al punto che dice muoviti in me, sei tu, dove ti trovi, che devi dire muoviti in me. Non accompagnare passivamente il canto perché la melodia ti piace, non accompagnare giusto per restare presente e restare lì per muovere solo le labbra, no. Devi usare un sistema che lo Spirito Santo ti dice in questo momento. Quando tu dici muoviti in me e punti tutta l'attenzione del tuo essere verso di Lui, come dire muoviti in me, dimentica chi canta, dimentica chi c'è intorno, dimentica tutto e ti concentri nel dire muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Sì, tu puoi essere di qualsiasi marca di religione, ma i cristiani sanno che lo Spirito Santo è colui che opera. Tu puoi avere fiducia, puoi esercitare la fede nello Spirito Santo perché Gesù Cristo ha assegnato questo compito allo Spirito Santo. Gesù ha detto: egli prenderà del mio e ve l'annunzierà. Quando tu lo invochi con tutto il cuore, dicendogli di muoversi in te, apriti a Lui, permetti a Lui di operare e vedrai che Lui fa quello che tu non puoi immaginare. Non gli devi neppure chiedere come deve fare, che deve fare. Quando tu dici muoviti in me, agisci dentro di me, sprofonda dentro di me, cadi su di me, scendi su di me, sono una terminologia che usa l'Evangelista Luca, il dottore che dice cadde lo Spirito Santo, scese, tutte queste frasi che vogliono dire che ti investe, si abbassa su di te. Muoviti in me, muoviti in me, chiediglielo col cuore, tocca la mia mente, tocca il mio cuore, riempi la mia vita del tuo amore. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Andiamo a Lui, lo ricantiamo, ci vogliamo alzare in piedi e vogliamo invocarlo. È l'apertura tua che permette allo Spirito Santo di operare.
Tutte le intercessioni perdono forza quando tu non ti apri, ma quando la tua volontà si apre, tutti coloro che hanno interceduto per te e che intercedono per te, la tua apertura permette allo Spirito Santo di penetrare in un modo speciale dentro di te, e quando hai finito di cantare ti senti diverso, vuoi continuare a cercare, c'è come un risucchio dentro di te, perché cominci a comprendere che Egli fa del bene, Egli guarisce, Egli si muove in un modo speciale, Egli ti consola, Egli ti guarisce, Egli alleggerisce i tuoi pesi, Egli attraverso l'unzione della sua presenza fa scivolare i pesi che tu hai sul tuo cuore, sul tuo essere, perché lo Spirito Santo, la sua presenza opera in un modo speciale. Alleluia, lo Spirito di Dio è in questo luogo, proclamalo, dillo, di lo Spirito di Dio è in questo luogo, e man mano tu lo invochi e lo senti, perché Egli ti vuole visitare. Alleluia, alleluia, alleluia. Vai Spirito Santo, vai Spirito Santo, vai bello, così speciale, riempi ogni cuore aperto della tua presenza. Oh, grazie Spirito Santo, alleluia. E lo Spirito di Dio si muove, riempi ogni cuore aperto della tua presenza. Egli è qui per consolare. Egli è qui per liberare, Egli è qui per guarire, lo Spirito di Dio è qui. Alleluia. E lo Spirito di Dio è questo nuovo. E lo Spirito di Dio si muove questo nuovo. Egli è qui per consolare. Guarire lo Spirito di Dio, muoviti in me, muoviti in me, tocca mia mente, il mio cuore, vieni la mia vita con il tuo amore, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me. Il mio cuore, riempi la mia vita con il tuo amore, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Santo, muovi in me, e lo Spirito di Dio è in questo luogo, e lo Spirito di Dio si muove in questo luogo, Egli è qui per consolare, Egli è qui per liberare, Egli è qui per guarire, lo Spirito di Dio. Muoviti in me, muoviti in me. Tocca mia mente, il mio cuore, riempi la mia vita con il tuo amore. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti. Vita con il tuo amore, muoviti in me,
santo, muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, muoviti in me, tocca mia mente, il mio cuore, riempi la mia vita col tuo amor. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, muoviti in me, tocca mia mente, il mio cuore, riempi la mia vita col tuo amore. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Vai Spirito Santo, e lo Spirito di Dio si muove in questo luogo. Egli è qui per consolare, egli è qui per liberare, egli è qui per guarire, lo Spirito di Dio è qui. Muoviti in me, muoviti in me, tocca mia mente, il mio cuore, riempi la mia vita con il tuo amor. Muoviti in me, Spirito Santo, mette il mio cuore, riempi la mia vita col tuo amore. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, muoviti in me, tocca mia mente, il mio cuore, riempi la mia vita col tuo amore. Muoviti in me, Santo, muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Spirito Santo, vai Spirito Santo, vai Spirito Santo, vai Spirito Santo, tocca ogni mente ed ogni cuore, riempilo del tuo amore, vai bello Spirito Santo, vai Spirito Santo, tu porti da parte del Signore Gesù la bella notizia, la bella presenza, la tua presenza, alleluia. Shagama santa rala gama, rigata la maya santa rala gama, porta liberazione, porta guarigione. Oh shagama santa, tocca mia mente, il mio cuore, riempi la mia vita del tuo amore.
me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, muoviti in me. Tocca mia mente, il mio cuore, riempi la mia vita col tuo amor. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Vai, Spirito Santo, riempi ogni cuore aperto nella tua presenza. Riempi ogni cuore aperto nella tua presenza. Vai, Spirito Santo, opera, trasferisci ogni dono con la tua presenza in ogni cuore aperto nella tua presenza. Apriti, non perdere l'occasione di invocare lo Spirito Santo su di te, che tocchi la tua mente, tocchi il tuo cuore, ti riempia del suo amore. Alleluia. Vai, bello Spirito Santo, tu sei all'opera. Vai, amore, tu sei speciale, tu sei grande. Alleluia. Visita ogni mente, visita ogni cuore, visita ogni essere che è aperto nella tua presenza. Alleluia, alleluia, alleluia. Shakama Santa Rala Kamai. Vai, Spirito Santo, opera per la gloria dell'Iddio Onnipotente. Alleluia, alleluia, alleluia. Shata Rala Kama Santa. Alleluia, gloria a te, gloria a te, gloria a te, Signore. Mashanda Rala Kama Sita Rala Kamai. Alleluia, Shandara la Kamasita. Tocca mia mente, di il mio cuore, riempi la mia vita col tuo amore. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, muoviti in me. Tocca mia mente, di il mio cuore, riempi la mia vita col tuo amor. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, muoviti in me. Tocca mia mente, di il mio cuore, riempi la mia vita col tuo amor. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. In questo momento è proprio davanti a te. Da un'impartizione potente ad ogni essere. Ti vuole riempire di lui. Ti vuole riempire della sua presenza. Apri tutto il tuo cuore, perché lui vuole toccare ogni cosa di te. Non rifiutare il tocco della sua mano, perché il tocco della sua mano è speciale. Quando lui ti tocca, tu sarai trasformato, tu sarai cambiato, perché lui cerca proprio una persona come te, dove sei in questo momento, con il tuo cuore aperto. Sì, con il tuo cuore aperto lui ti sta cercando, perché vuole te, ti vuole in questo momento. E ti dice proprio questo: se tu ritorni a me, se tu ti affidi completamente a me,
se tu ti riconsacri a me, perché tu hai abbandonato il primo amore, tu ti sei allontanato da me, io ti toccherò di nuovo, io ti farò vedere la mia gloria, io ti farò vedere le mie benedizioni, io ti porterò in alto con me e tu potrai ringraziarmi, perché riassaporerai che cos'è il tocco della mia mano. Tu puoi coprire anche un ruolo importante, tu puoi essere un pastore, tu puoi essere un credente che da tanti anni frequenti una chiesa, tu puoi avere qualsiasi ministero, però io ti dico questo in questo momento: tu hai abbandonato il primo amore, ti sei fatto prendere da altri pensieri, hai volto il tuo sguardo verso altre cose e ti sei allontanato da me, lo sguardo l'hai allontanato da me. Ma io in questo momento ti dico proprio questo: ritorna a me, ritorna al primo amore ed io ti toccherò di nuovo ed io riverserò su di te tante benedizioni che tu non avrai dove riporle. Se tu rivieni a me con tutto il tuo cuore, ti riconsacri e ti rimetti a camminare nella via che io ti ho messo dinanzi, perché io ti ho dato una strada, una direttiva, ma tu ti sei allontanato da quella direttiva, tu sei andato a monte e a valle, perché tu pensavi di fare il bene, quello che facevi tu. Ma in questo momento io ti sto dicendo proprio questo: vieni a me, ritorna sulla via maestra, ritorna al primo amore, ritorna a me, riconsacrati ed io ti benedirò potentemente, perché tu sei mio, tu sei mia e io ti amo di un amore grande. O imparti, Spirito Santo, un'unzione speciale, una liberazione totale, una guarigione totale su quanti, Spirito Santo di Dio, vogliono essere toccati da te. Vai, bello, tu sei speciale. Imparti un'unzione potente, rilascia benedizione su quanti vogliono essere toccati da te. Rilascia unzione di Spirito Santo nel nome potente di Gesù. Rilascia guarigione su quanti vogliono essere toccati da te. Rilascia liberazione su quanti invocano per liberazione il tuo divino potere, che si abbassi e che il tuo potere scenda in un modo potente nel cuore e nell'essere di ognuno che ha aperto davanti a te ed invoca la tua divina presenza insieme al tuo divino potere. Alleluia. Alleluia, porta i risultati dell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce, sì, di quel Cristo che il profeta Isaia parla, che per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione, abbiamo ricevuto perdono, abbiamo ricevuto pace, abbiamo ricevuto riposo in te. Alleluia. Vai, bello Spirito Santo, visita ogni cuore aperto nella tua presenza. Torno a te, al mio primo amore. Tutto il mio cuore, io ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore, ritorno a te, per te ti amo. Adoro per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore.
d'amore per dare il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Ritorno a te. Gloria a te, Signore. Alla tua presenza. Torno a te, al mio primo amore, con tutto il mio cuore, io ti adoro, Signore. Per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti amore, per darti il mio cuore. Sei la mia vita, sei la mia forza, Signore, e ritorno a te. Shagamasita ralakamasita ralakamaita. Alleluia, alleluia. Grazie a te, Signore, grazie a te, Signore, grazie a te, Signore, alleluia. Amen, amen, grazie, Signore, alleluia. Ti voglio dire una cosa importante che tu devi sapere. Quando cominci a cercare il Signore, non permettere a distrazioni di sorte che possano ostacolare la tua comunione con lo Spirito Santo. È un poco come quando c'è un filo, che un telecomando che deve passare. Se ci sono degli ostacoli, le onde magnetiche si fermano, battono contro quell'oggetto e non portano a destinazione ciò che devono fare. Se c'è qualcosa, quando io voglio accendere la televisione, davanti il telecomando non ha contatto con quello che c'è nella televisione. Se devo aprire un cancello, la stessa cosa. Ora, questo è un esempio che ti serve, perché quando cominci a cercare il Signore, tu devi puntare in una sola direzione e non devi lasciare spazio, perché quando tu cominci a distrarti per cercare altre cose, lì il nemico è proprio pronto, attraverso la nostra natura, di metterti dei pensieri che ti distraggono, ti crea altre logiche. È come tu cammini sull'autostrada, esci in una strada secondaria. Quando esci da quella strada e ti metti in una strada secondaria, non solo perdi tempo, molte volte sono dei sensi unici che non puoi più tornare indietro immediatamente, e ti prolunghi tutto il tempo, e più esci fuori da quella linea e più prolunghi il tempo di sentire la presenza dello Spirito Santo nella tua vita. Perciò quando cominci a cercare il Signore, vai dritto con tutto il cuore. Se siete due credenti, datevi la mano l'uno con l'altro ed invocate il Signore insieme.
Se siete tre, meglio ancora. Se c'è il quarto e ti accorgi che non è d'accordo, non lo disturbare, perché quello è come un filo negativo che entra e ti distrae. Perciò devi avere quel discernimento di sentirti unito nello Spirito, cercando lo Spirito Santo. E quando tu ti muovi così, lo Spirito Santo, se hai bisogno di liberazione, quando cominci a pregare, non ti distrarre. Se ti mette dei pensieri dentro che si oppongono, sgridali nel nome del Signore e non ti fermare. Invochi la sua presenza e è un fai da te, ma non vuol dire fai da te. Fai da te attraverso la tua volontà, ma devi sapere che nel momento che tu cominci a muoverti in quella direzione, Dio entra in azione, perché la tua volontà si apre a Dio. E nel momento che tu decidi, il nemico non ha più possibilità di restare, perché tu hai deciso. Tu lo cacci fuori, tu metti fuori ogni sentimento, ogni pensiero che ti porta, perché tu invochi la presenza dello Spirito Santo su di te. E quando egli arriva ti ammanta, è la sua presenza che porta luce e le tenebre devono scomparire. Ogni volta che accendi la luce nella tua stanza scura, dovunque ti muovi, guarda quando accendi quel tastino, quel bottoncino, come le tenebre scompaiono. Così la presenza dello Spirito Santo nella tua vita fa scomparire le forze che ti vogliono ostacolare di lodare Dio. Ti si sblocca e ricevi salvezza, guarigione, liberazione. La presenza dello Spirito Santo ti trasforma in un modo speciale. Attiva, sì, non lo può, molte cose non li può fare nessuno per te. Devi tu in prima fila metterti all'opera, invocando lo Spirito Santo e chiedendo all'Iddio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo, che per i suoi meriti egli interviene, lo invochi su di te. E il Signore ti libera all'istante. Perciò egli ti viene a visitare, perciò ti dà delle occasioni in modo che tu acquisisci quel discernimento, come restare saldo nel riposo che Dio ha acquistato attraverso il suo figlio Gesù Cristo per te, per me, attraverso la salvezza te la fa vivere, la trasporta, perché egli già l'ha fatta 2000 anni fa. È il momento che tu te ne devi impossessare. Te ne devi impossessare quando ci impossessiamo di qualcosa, e quando ci viene offerta una cosa e noi ce la prendiamo, in quel momento tu chiedi al Signore di prenderti quello che Lui ha già fatto e che ti vuol dare gratuitamente per un atto di fede. Perciò non mollare, perché Lui conosce i sentimenti del tuo cuore, conosceva i sentimenti di Zaccheo sulla pianta. Non è scritto da nessuna parte che Gesù lo conosceva, era stato con qualche incontro, ma Gesù sapeva tutto di Zaccheo, perciò lo chiamò per nome e gli disse: scendi, oggi vengo a albergare in casa tua. I sentimenti di Zaccheo non erano oscuri al Signore Gesù. I tuoi sentimenti di quel che tu chiedi al Signore non sono oscuri al Signore. Egli interviene, perché egli opera in un modo speciale, e benedetto sia il Signore. Cantiamo un bel canto di testimonianza, numero 700. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, ci prepariamo e poi passiamo alla parola del Signore. In un mondo oscuro e buio, una luce venne un dì. Con parole d'amore e perdono venne l'uomo a salvar. E Gesù, il suo nome tra le genti, in lui si incontrano l'età.
E Gesù, il divino Redentore, e il suo amor può salvare. Redentore vuol dire che è venuto a ridarci ciò che era stato perduto, ciò che Adamo aveva perso nel giardino di Eden. E Gesù ha acquistato sul Calvario, lo Spirito Santo ce lo viene a donare. Benedetto tu sei. Lo Spirito Santo è colui che trasferisce nella nostra vita, nella nostra coscienza, nel nostro essere, quel che viene da Gesù. Noi siamo un popolo pagano, non ti aspettare Gesù che viene con la barba e i capelli lunghi. Viene lo Spirito Santo che tocca la tua coscienza, agisce in profondità nel tuo essere e ti rinnova, ti rigenera. È lo Spirito di Dio. Alleluia. Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo stesso amore che passo dopo passo lo portò alla croce per completare l'opera, perché non sentiva in cuore di venir meno, perché da lui dipendeva il ritorno di tutto ciò che avevamo perduto, e lui ha portato a destinazione ed è diventato il nostro Redentore. Gloria al Signore. C'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore? Quando vi dà qualcosa da dare, voi conservatevela e chiedete al Signore se è, e allora ve lo conservate e poi lo amministrate, lo date con tutta la riverenza che merita
ogni cosa che viene fatta per l'avanzamento del nostro rapporto con Dio, del nostro servizio a Dio, perché noi preghiamo che ogni cosa sia svolta come Dio desidera che sia fatta. E perciò è importante amministrare le cose di Dio. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci guidi e noi, coordinati con Lui, ci muoviamo in ubbidienza ad ogni indicazione che Egli ci dà. Alleluia. Voglio ringraziare il Signore perché voglio raccontare una cosa che mi è capitata questa mattina. E praticamente sono andata ad aprire il negozio e poi ho cominciato a mettere a posto della roba. E di solito tra una cosa e l'altra, anche mentre che lavoro, mi faccio le mie preghiere interne tra me e il Signore. E stamattina esponevo alcune situazioni che dico, ma questa cosa come devo intervenire, quest'altra come devo fare, e non sapevo come, le avevo esposte a lui e dico, vedi tu, all'improvviso mentre che stavo alla cassa e parlavo con una signora che gli volevo dare il calendario e mi ha detto, no, io ho un figlio prete, ho detto, vabbè, ma non si tratta di niente perché noi predichiamo solo Gesù Cristo, questo è un calendario. All'improvviso mi arriva un verso che voglio condividere con voi che veramente mi ha sconvolto per dire, ma com'è possibile che io stavo parlando tra me e lui e mi arriva un versetto che ha dato la risposta a quello che era il mio perché. Isaia 41,13 dice, perché io il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto. E sono rimasta che tutta la giornata, ancora ora, non riesco a pensare perché ero io il Signore che stavo parlando e gli stavo esponendo delle situazioni e lui mi ha dato delle risposte che non sono rimasta fuori di me. Vi chiedo, voglio incoraggiare quanti in questo momento hanno bisogno di questa parola perché il Signore veramente fortifica la tua mano destra e ti dice non temere, io ti aiuto. Il Signore se l'ho dato. Alleluia. C'è qualcun altro? Ah, bene, sentiamo. In questi giorni sono stata vicina a Clara e Dio mi ha dato questo versetto. 37 Salmi, verso 4 fino al 5. Prendi il mio diletto e l'Eterno ed Egli ti darà quello che il tuo cuore domanda. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui e Lui egli opererà. Amen. Dio se l'ha dato. Gloria al Signore. Sono dei utili consigli che vengono dalla parola del Signore. Quando mettiamo la nostra sorte, il nostro tutto, nelle mani dell'Eterno e ci muoviamo sotto la sua guida, vuol dire che noi lasciamo operare a Lui. Noi facciamo una piccola parte, ma a Lui gli diamo la possibilità di fare tutto. Se non c'è nessuno, passiamo alla parola del Signore e il messaggio di questa sera è entrare nel riposo di Dio. I credenti nati di nuovo lo conoscono. E è bene ricordare, così andiamo insieme avanti nelle vie del Signore. Ed è nell'Epistola agli Ebrei, leggiamo insieme, nel capitolo 4, dal verso 1 al verso 10, e cerchiamo l'aiuto dello Spirito Santo perché ci faccia comprendere quello che vuole dire personalmente ad ognuno di noi. Lo Spirito Santo usa un linguaggio diverso per ognuno, secondo il grado di conoscenza che noi abbiamo e secondo il desiderio del nostro cuore. Possiamo dire le stesse cose, ma lo Spirito Santo imparte secondo la possibilità di comprensione di ognuno. Perciò ognuno di noi ha bisogno di comprendere qualcosa in più. E noi non abbiamo la possibilità di poterlo fare, ma ognuno di noi chieda, fammi comprendere quello che vuoi dire al mio cuore, perché sono qui per
ascoltare, sono qui per ascoltare quello che tu vuoi dire al mio cuore. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa di entrare nel suo riposo, alcuni di voi non appaia essere rimasto indietro. Questo verso ci aiuta e ci parla del suo riposo, che è la certezza della salvezza. Non c'è un riposo più grande dell'essere umano quando sa di essere salvato, perché lo Spirito Santo testimonia al nostro spirito e non dà spazio al dubbio, perché sentiamo la certezza non solo della salvezza, ma anche di una eredità eterna. Infatti, nel momento che il nostro essere si apre a Dio, scompare il timore della morte. Lo Spirito Santo ci trasporta in questa nuova vita e ci proietta l'eternità, come se non ci fosse più il baratro della morte. Il credente cammina proprio così. E infatti buona parte dei credenti che camminano in questo modo, nel trapasso, molti conoscono per esperienza, non hanno mai avuto qualche difficoltà quando dovevano passare all'altra parte. Mi viene in mente una delle sorelle che aveva una bella età, e tutto a un tratto, mentre stava così, disse: Signore, prenditi quello che è tuo e andiamocene, ad alta voce. E lì si fermò. Benedetto sia il Signore. Vedete, c'è una continuità che viene prodotta, questo nuovo riposo. È un riposo che non è un riposo del sabato o dal lavoro, è un riposo del cuore che noi parliamo. Infatti nel verso 2 ci aiuta a comprendere meglio: poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Che cosa vuol dire questa parola? Dio ha sempre cercato di dare liberazione all'uomo, al suo popolo, e quando lo ha fatto nei tempi passati, ha usato uomini per portare il messaggio di liberazione, che era la liberazione dalla schiavitù delle circostanze. Ma man mano Dio ha usato questo metodo di liberazione di un popolo che si sposta, che cammina, che è solo l'ombra delle cose future che poi dovevano tradursi nello spirituale. Questo cammino, queste immagini che vengono date servono per far crescere nella nostra mente che quel naturale è tradotto allo spirituale. La natura che ci circonda rispecchia quella spirituale. Le parabole di Gesù prendono il naturale per spiegare le cose spirituali, perché sono invisibili. E infatti, se noi leggiamo in Esodo capitolo 3, dal verso 16 al verso 19, che si riferisce questo parlare, questa simbologia, questa comprensione che vediamo un popolo che viene liberato, ma Dio ha in mente, attraverso queste immagini, di far comprendere a noi della liberazione che noi abbiamo bisogno dai pesi, dai carichi che noi abbiamo e che siamo schiavizzati dal sistema mondano, dalla nostra natura che è debole e da qualcuno che ci impone a fare finché siamo schiavi suoi, che è il diavolo.
va e raduna gli anziani di Israele e di loro: l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso dicendo: certo, io vi ho visitati e ho veduto quello che vi si fa in Egitto. In parole diverse, questa immagine fa comprendere anche a noi, nello stato di schiavitù che siamo, e il messaggio di Dio continua sempre per dire: io ti voglio liberare, io ti voglio fare uscire, io ti voglio portare nella direzione migliore, benedetto sia il Signore. Perché abbiamo bisogno della fede? Dice la parola del Signore che non assimilarono per la fede, perché nel momento che Dio interviene, noi per fede lo dobbiamo cominciare a seguire. Le indicazioni che ci vengono date, li dobbiamo seguire e le assimiliamo per la fede e diventa il nostro cammino. Perché Abramo, padre della fede, è onorato da Dio? Perché fece proprio questo. Dio lo chiamò, lui per fede cominciò a camminare con Dio. Il suo cammino, dice la parola del Signore, che Dio non guardò più la sua giustizia, perché la sua fede compensò le sue ingiustizie. Gli fu messo in conto come se fosse stato giusto. Vedete la fede, che cosa noi abbiamo letto prima, che per la fede, una volta che noi ascoltiamo e abbiamo già udito, la conoscenza teorica non basta. Noi possiamo conoscere tutta la Bibbia, possiamo avere una conoscenza, ma senza la fede, dal seguire il Signore, la conoscenza teorica ci resta con una testa piena e un cuore vuoto. Guardiamo il verso 17, perché Dio porta a compimento, noi dobbiamo seguire. E ho detto: io vi trarrò dall'afflizione d'Egitto e vi farò salire nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorrei, dei Ferezzei, degli Ivei e dei Jebusei, in un paese ove scorre il latte e il miele, cioè dove c'è l'abbondanza, dove c'è la produzione, dove tu starai meglio. Ecco, queste immagini ci aiutano. Verso 18. Ed essi ubbidiranno alla tua voce e tu con gli anziani di Israele andrai dal re d'Egitto e gli direte: l'Eterno, il Dio degli ebrei, ci è venuto incontro. Dio viene incontro, vedete che belle immagini che abbiamo. Or dunque, lasci andare 3 giornate di cammino nel deserto per offrir sacrifici all'Eterno, all'Iddio nostro. Verso 19. Or io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare, se non forzato da una mano potente. Ho detto prima, mentre cantavamo, mentre pregavamo, noi quando cominciamo a seguire, a servire il Signore e a volere comunione con Dio, queste immagini ci fanno comprendere che alcune cose non si staccano da noi, li può staccare Dio, deve intervenire Dio, ma noi dobbiamo camminare con Dio, dobbiamo seguire le direttive che Egli ci dà, perché se noi restiamo in Egitto e vogliamo che Dio continui a farci vivere nella libertà, il regime egiziano non ce lo permette. Queste immagini ci aiutano a capire che se noi restiamo nel sistema mondano, guidato dal nostro avversario, e conviviamo con quelle cose, Dio ci vuole tirar fuori, ma noi per la fede lo dobbiamo seguire. Guardiamo cosa dice la parola del Signore. Nel verso 3 del capitolo 4 degli Ebrei. Poiché noi che abbiamo creduto
entriamo in quel riposo. Siccome gli ha detto, talché giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo quelli che non avevano seguito, così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, in parole diverse, entriamo. Quando dice entriamo, dà proprio l'impressione di uno che cammina per entrare in un altro posto. Benedetto sia il Signore. Se passiamo al verso 6 e 7, troviamo, poiché dunque è riservato ad alcuni di entrarvi, e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata, non vi entrarono, ci riporta alla parte storica, dove Dio li voleva liberare, ma loro non continuarono il cammino, a motivo della loro disubbidienza. Aveva iniziato l'opera, erano arrivati a un certo punto e si erano fermati. Questo ci parla stasera, questo parla a noi credenti, perché molte volte succede proprio questo. Iniziamo un cammino col Signore, ci formiamo. Infatti il popolo di Dio si era formato sotto il Monte Sinai perché gli era stata data la legge. Ma la legge non basta a portarci nella libertà. C'era bisogno della fede per seguire. Non assimilarono per la fede che la legge serviva per onorare Dio e per convivere insieme come popolo, ma la posizione loro non era di restare lì, era di continuare ad andare avanti. Così è la parola del Signore che ci dice. C'è l'opportunità di entrare, verso 7. Egli determina però un nuovo giorno, dicendo nei salmi, dopo lungo tempo, come si è detto dianzi, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Cosa fa Dio? Nel tempo di Mosè, con il suo popolo, lo invita per tirarlo fuori. Il popolo si ferma, arriva a Davide nel tempo e dice la stessa cosa. Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Il popolo al tempo di Davide non aveva bisogno di una liberazione territoriale, perché sotto il regno di Davide aveva già una posizione buona. Ciò vuol dire che Dio traduce la posizione che non è più quella geografica, ma il riposo spirituale. E dice oggi, in ogni tempo egli dice oggi. Abbiamo visto il tempo di Davide. Invece oggi invita ancora ad entrare nel suo riposo. Ma non il riposo del lavoro, perché diventiamo più pigri. Noi abbiamo bisogno della pace, del riposo del cuore che dà lo Spirito Santo nel momento che siamo nati, che veniamo, facciamo pace con Dio. Abbiamo un rapporto, il nostro cuore entra in quel riposo. Guardiamo al verso 8 fino a 10. Infatti, se Giosuè avesse dato il riposo, il Dio non avrebbe di poi parlato di un altro giorno. Giosuè portò a destinazione l'opera, ma non arrivò fino in fondo perché il popolo non lo seguiva. Per la fede non assimilarono che cosa doveva fare. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Dio prese quelle immagini che lui si era riposato per dire che coloro che lui aveva creati dovevano entrare in un riposo del cuore. E continua dicendo, il vero riposo non è giunto per mezzo di Mosè e neppure per mezzo di Giosuè. Nella lingua ebraica, Giosuè, Yeshua, si dice anche Gesù. Il riposo non lo portò Yeshua, Giosuè, non lo portò neppure Davide, ma veniva rimandato il riposo spirituale a Gesù, il figlio di Dio.
il vero riposo, guardiamo nel verso 10 che cosa ci dice. Poiché egli, chi entra nel riposo di lui, si riposa anche egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Dio non si parlava del sabato non come giorno, ma come spazio di tempo, per dire al popolo che noi abbiamo uno spazio di tempo dal momento che incontriamo Dio e camminiamo nel riposo. Il vero riposo non è giunto per mezzo di Mosè, neppure per mezzo di Giosuè e neppure per mezzo di Davide, che lo continua a proclamare e lo riporta all'oggi, oggi che parla a noi. Quello di Davide si riferiva a quello spirituale. Mosè, Giosuè, Davide volevano che il popolo avesse seguito, ma il popolo spesso si è fermato ed è restato per strada. Ma il vero riposo lo dà Gesù, il riposo che ancora oggi ci offre. Oggi, se udite la mia voce, non indurate i vostri cuori, dice questo passaggio. Ma Gesù ancora, in Matteo capitolo 11, verso 28, ripete la stessa cosa. Come dire, c'è un trasferimento da fare che per la fede noi dobbiamo seguire. Come quel popolo non ha seguito, è restato nell'angustia e non ha avuto quel riposo che Dio gli offriva, c'è il pericolo anche per ognuno di noi. La parola del Signore ci indica ancora oggi. Gesù dice: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati ed io vi darò riposo. Credo che la parte storica ci aiuta a comprendere la parte spirituale che abbiamo bisogno, perché Gesù Cristo 2000 anni fa ha acquistato questo riposo. Ne aveva già parlato il profeta Isaia nel capitolo 53, verso 4 e verso 5 che vogliamo leggere, in modo che sappiamo che per entrare in quel riposo del cuore, dell'anima, che abbiamo bisogno, è in un'opera che egli ha già fatto, egli l'ha già completata. Noi per la fede la dobbiamo fare nostra e continuare il cammino insieme con Lui. Stavo dicendo, il capitolo 11, verso 28 di Matteo. Matteo, capitolo 11, verso 28. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e Dio vi darà riposo. Quel riposo che lui ha acquistato sul monte Golgota, che era stato già profetizzato dal profeta Isaia nel capitolo 53, verso 4 e 5. E non di meno erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace, che equivale al riposo, è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Come il popolo di Israele, per poter essere liberato, doveva seguire le direttive di Mosè e non mormorare ed ostacolare, ma seguire per la fede, perché Dio aveva ben dimostrato che era sceso e non aveva solo visto Dio. Dio lo aveva accompagnato con segni, prodigi e miracoli. Bisognava solo seguire in fede colui che era stato chiamato per avere quel riposo che loro avevano bisogno. Ma vennero meno. Così il Signore ci mette in guardia. Il Signore ci ha dimostrato attraverso la nuova nascita, l'intervento dell'opera che Egli ha completato per noi,
lo ha dimostrato nel cuore di ogni credente, manifestandosi in un modo speciale, e oggi rinnova dicendo: assimilate per la fede quello che i vostri antenati non hanno assimilato e non hanno seguito, e continuiamo a seguire questo nostro duce, capo e compitor di fede, che attraverso la sua parola ci porta avanti man mano che camminiamo con lui. Credo che lo Spirito Santo ci stia parlando in un modo molto chiaro attraverso queste similitudini, per comprendere che oggi, come dice nella parola del Signore, oggi, c'è un oggi dove abbiamo letto, lo vogliamo rileggere? Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come fecero i vostri padri nel giorno, benedetto sei, Signore. Oggi, verso il verso 7, ci dice, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro riposo, il Dio non avrebbe di poi parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Resta un riposo per noi. Guardiamo al verso 11. Studiamoci dunque di entrare. Verso 11. Studiamoci dunque di entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Verso 12 dice: perché la parola di Dio è vivente ed efficace, ed è più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Possa la parola del Signore sprofondare nel nostro essere, parlarci, attirare il nostro cuore e seguire il Signore Gesù Cristo. Ci vogliamo alzare in piedi, vogliamo pregare il Signore che ci dia luce attraverso queste immagini che troviamo nella parola del Signore, che sono immagini da 3500 anni a questa parte, che ci fa vedere la storia di un popolo che cammina, e in quel popolo per la fede ci sei anche tu ed io, che ci parla nel dire, come dire, non facciamo gli stessi errori. Oggi, se udiamo la sua voce, se udiamo che lo Spirito Santo convince il nostro cuore di fare passi di ubbidienza e di fede per seguire il Signore, facciamolo senza esitare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Preghiamo il Signore, prega insieme con noi. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola, perché tu non ci parli di qualcosa che è successa ieri e forse domani cambia. Tu ci parli sempre di un progetto talmente consolidato che noi possiamo poggiare la nostra fede sui consigli della tua parola. Metti un po' di fede in più nel nostro cuore per seguirti e continuare il nostro cammino insieme con te, perché tu sei fedele, Signore, e noi ti ringraziamo. Benedici il tuo popolo ed ogni cuore che insieme con noi desidera continuare a camminare con te. Fa che lo Spirito tuo Santo dia una guida certa ad ogni cuore che è aperto nella tua presenza e che desidera fare passi di ubbidienza man mano che camminiamo con te. Guida il tuo popolo, Signore, abbassati col tuo Santo Spirito e parla, ungi la tua parola ad ogni cuore e porta tu quella convinzione che il nostro cuore ha bisogno per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Amen. Signore ti benedica e ci benedica insieme. Continua a pregare per noi, che lo Spirito Santo sia la nostra guida. Continuiamo a camminare insieme e facendo passi di ubbidienza e voti di ubbidienza al Signore, perché lo Spirito Santo ci sa guidare. Dio ti benedica, pace.